Salve di cannone accompagnano la prima camminata di Francesco sul suolo asiatico. Aggraziate coreografie orientali lo accolgono nella Blue House, il palazzo presidenziale dove il Papa giunge per il primo appuntamento pubblico in Corea. Qualche ora prima, tre missili a corto raggio erano stati lanciati da una località vicina a Wonsan, città sulla costa orientale della Corea del Nord. L'esplosione nel mare del Giappone, mentre l'aereo con a bordo il pontefice si avvicinava a Seul. Un sinistro benvenuto, quasi un promemoria sull'incessante tensione tra le due anime della penisola asiatica, unica terra divisa da una cortina di bambù, tecnicamente ancora in guerra, ostaggio di recriminazioni e dimostrazioni di forza di due governi dalle ideologie contrapposte. Francesco viene catapultato dal dramma nord iracheno al banco di tensioni asiatiche ed entra subito in contatto con il problema che questa regione si trascina da oltre 60 anni. Alla presidente Park Geun-hye, che denuncia il dolore per le separazioni, l'ansia di unità e la preoccupazione per il pericolo nucleare, il Papa risponde in inglese che il mondo intero è stanco della guerra e si schiera a fianco di quanti lavorano per la riconciliazione e la stabilità della penisola coreana. È la via di Francesco, l'unica strada sicura per una pace duratura, quella che passa attraverso il paziente lavoro della diplomazia e che sfida i muri della diffidenza e dell'odio, promuovendo la cultura della riconciliazione e della solidarietà. Dialogo e ascolto per una pace che non è semplicemente assenza di guerra, ma opera di giustizia. Una pace che non dimentica il passato, ma lo supera con il perdono e la tolleranza. Messaggio difficile da digerire in un paese dove ancora oggi 70.000 persone non sanno nulla dei familiari bloccati oltre la frontiera e dove le riunificazioni si vincono alla lotteria. Più tardi, davanti ai 35 vescovi riuniti nella sede della conferenza episcopale coreana, Francesco torna sulla necessità di custodire la memoria di una chiesa fondata sull'audacia dei laici e alimentata dal sangue dei martiri, ma chiede anche di annunciare ad un paese inebriato dai successi tecnologici e dall'economia rampante il gusto spirituale del Vangelo, la sollecitudine per i poveri, la solidarietà verso i rifugiati e i migranti. Alla Chiesa coreana, protagonista di una crescita esponenziale negli ultimi decenni, il Papa ricorda il rischio di rimanere contagiati dal secolarismo, rincorrendo modelli di gestione, organizzazione, stili mondani e logiche di potere. Gli operatori pastorali sono tentati di adottare non solo efficaci modelli di gestione, programmazioni e organizzazioni tratti dal mondo degli affari, ma anche uno stile di vita e una mentalità guidati più dai criteri mondani di successo e persino di potere che dai criteri enunciati da Gesù nel Vangelo. È l'ultimo richiamo di una giornata interminabile per il pontefice che prima di riposarsi riceve anche notizie dal suo inviato nel nord dell'Iraq. Il cardinal Filoni ha raggiunto Erbil nel Kurdistan e ha incontrato vescovi, rifugiati e autorità locali. A Seul arriva anche il grazie dei perseguitati di oggi.